Buonasera, ben ritrovati a 7 Sera. Allora, come vi ho anticipato, adesso c'è l'appuntamento con i protagonisti dell'appuntamento più tecnologico della nostra rete, Tech in the City. Allora, qui di fianco a me do subito il benvenuto alla nostra bellissima conduttrice e autrice. Buonasera Maria Remi. Buonasera, Alessandra. E l'altro pilastro di Tech in the City, giornalista, autore, conduttore, non c'è, ma è con noi lo stesso, con una magia, in collegamento telefonico. Buonasera Gabriele Di Matteo. Ciao a tutte, ciao Maria, ciao Alessandra. Ciao, però puoi dire alla nostra Alessandra e al pubblico dove ti trovi? Mi trovo nella East Coast. Cioè, sì, mi trovo nella costa occidentale. Non nella... credere all'East Coast. Nella East Coast, no. Di fianco però. Sì, sono qui ad Atlantic City. In verità tu potevi esserci, ma non hai voluto per far vedere che sei tecnologico. Secondo me è solo no, questo è il motivo. Perché avevo una riunione di viticoltori che non potevo mancare. Sai, ormai il vino è tecnologia. Beh, assolutamente, se lo dici tu, sì, piano inizierai a scoprire le sue passioni. Va bene, bene. E allora iniziamo subito a scoprire questa vostra prima passione. State contagiando tutta l'Italia. Allora, Tech in the City è un appuntamento molto particolare. Diciamo prima le date, perché è ripetuto. Allora, va in onda la primissima puntata domenica, sì, e poi c'è una replica che va a proprio lunedì. Qua. Proprio dopo di te, sì, è così. E allora, che cosa vorrei un po' capire, prima bene di che cosa racconta e poi vorrei capire come è nata l'idea e soprattutto come vi siete trovati voi due, perché siete un duo un po' particolare. Siamo un duo un po' bizzarro, vero Gabriele? Però insomma andiamo avanti, sì, da no, 11 siamo anni. Ci siamo conosciuti quando siamo rimasti bloccati in un ascensore a Los Angeles. Sì, proprio. Attenzione, perché qui dovrei scoprire quali sono le bugie e quali sono le verità. No, vabbè, da 11 anni che lavoriamo. Noi lavoriamo insieme da tantissimo e abbiamo sempre, in questi anni, cercato di una formula di divulgazione, perché la tecnologia è stato un po' un mistero fino a anni fa. Adesso, come ti dirà Maria, la fase della alfabetizzazione è un po' stata superata e siamo entrati nella fase della mobilità. E adesso ti dirà lei perché allora, siamo diciamo mobile. Che l'idea è nata da Gabriele quest'estate quando era in vacanza, perché ha lanciato proprio in America Tech in the City, andava in giro con smartphone e tablet a riprendere tutte le novità tecnologiche che trovava in città. E poi ha deciso di riportare questa cosa, appunto, questo format in TV. E quindi l'idea di utilizzare quelli che sono i device che tutti utilizziamo tutti i giorni, quindi smartphone e tablet, ed è un programma itinerante, cioè noi andiamo realmente in giro per la città, si chiama Tech in the City, quindi andiamo a raccontare in maniera semplice, cioè la nostra formula è la semplicità. Ecco, diciamo, avvicinate un pochino sì, tutti sì, noi quello che è la tecnologia, perché per esempio chi come me ne è affascinato ma è negato, ecco, con voi può avere un grande aiuto. Però immagino che tu, non so, utilizzerai social network. Ah, assolutamente sì, però devo ancora non so, alcune applicazioni. Hai lo smartphone? Per forza, quello non può mancare nessun giornalista. Quindi utilizzi le applicazioni? Sì. Ecco, quali sono le applicazioni che utilizzi di più, ad esempio? Utilizzo quelle della cucina. Ah, vedi, vedi. Perché non so cucinare. Poi utilizzo quelle che mi insegnano a usare anche la tecnologia, a dire la verità, tutte perfetto, le cose che mi spiegano. E quello che facciamo noi è questo, oltre ad avere degli ospiti che ci vengono a trovare ad ogni puntata, mm-hmm, noi raccontiamo un po' quelle che sono le novità tecnologiche, seguiamo le conferenze, poi ad esempio stiamo vedendo le immagini di una puntata andata in onda in cui parliamo dei videogiochi, mm-hmm, dei videogiochi che diventano sempre più divertimento domestico, che riguardano proprio tutta la famiglia, andiamo a scoprire quali sono le applicazioni più utilizzate, non so, avrei sentito parlare di Razzle, per esempio, questa applicazione la conosci? Mm-hmm. Ho sentito il nome, non l'ho mai, io ho un po' paura all'inizio, quando vedo che la cosa diventa diffusissima, allora piano piano, ecco, prova ti avvicini a cos'è Razzle. No, ma è un'applicazione molto utilizzata in cui tu praticamente in 2 minuti devi trovare il maggior numero di parole possibili, quindi sfidi i tuoi amici di Facebook, di Twitter, tutto online, ed è diventata una mania, ne hanno parlato davvero tutti, ma
questa per esempio è un'applicazione, cioè un gioco, poi ci sono applicazioni ovviamente molto utili e cerchiamo di raccontarle in modo semplice, lo ribadisco. Quindi è un programma sicuramente molto curioso per tutti, sia per chi è appassionato, certo, di tecnologia e chi vuole scoprire, giusto? Ecco, adesso ho finito il primo giro di passaggi del Monte Pulciano ed Abruzzo e quindi posso intervenire. E qui sei sempre più contento. Allora io voglio chiederti quell'innovazione tecnologica che ti ha così colpito, che hai detto va bene, io non posso stare fermo, inizio il mio viaggio con microfono, smartphone, tablet e vado a intervistare, capire e rendo più fruibile questa tecnologia a tutti. Cosa ti ha fatto innamorare? Sì. Guarda, io intanto vorrei dire, rispettiamo ovviamente il modo di fare televisione tradizionale, quindi tutti gli operatori, i macchinisti, gli attrezzisti, i direttori delle luci che ci stanno seguendo devono essere tranquilli, perché noi siamo loro amici. Stiamo semplicemente sperimentando un modo nuovo di raccontare la televisione. Come ho detto alcune volte, far uscire un po' la televisione dagli schemi che sono il salotto con la signora che si è rifatta le tette, il salotto con la gara per fare la spesa con meno soldi. E quindi stiamo vagando per le città, perché noi ti posso già annunciare che andremo a seguire a Barcellona e sarà uno reportage memorabile tutte le novità che ci saranno al Mobile World Congress. Quindi andremo a seguire le più grandi fiere, i più grandi eventi, ma li seguiremo non con dei mezzi pesanti, ma le interviste cellulari. E questo, ti dirà Maria, è possibile, che abbiamo trovato, e qui però magheggio, non lo riveliamo, abbiamo trovato dei sistemi audio, perché se tu, Alessandra, fai un film con le tue amiche in una discoteca, il tuo smartphone è carino, ma non lo puoi mettere in onda su internet, perché, scusami, lo puoi mettere in televisione perché l'audio è molto brutto. Noi abbiamo trovato un escamotage tecnico furbissimo che ho scoperto a New York per rendere un audio. Infatti, se voi state guardando o vedrete dei pezzi di Tech and the City, perfino una che ha una voce di testa come Maria si capisce. Ehi. Grazie, mi fai sempre i complimenti. Quindi questo nuovo sistema lo scopriremo nelle prossime puntate. Per esempio, adesso fra pochissimo diamo la linea ad una nuova puntata. Qualche piccola anticipazione così aspettiamo. Allora, vai Maria, vai. Allora, parleremo di studenti, quindi con scuola.net che ospite le applicazioni per studiare, insomma, sicuramente molto utile, ma poi si avvicina San Valentino. Oh, e quindi abbiamo qualche piccola curiosità per San Valentino. Però insomma, tu non hai visto la puntata di ieri, allora rimarrai qui. Rimango in regia e vi guardo assolutamente, io non me ne perdo una. E tra l'altro consiglio Tech and the City a tutti voi che vi state appassionando di tecnologia, ma anche a voi che ne sapete già tanto, perché Gabriele e Maria sono instancabili, girano non solo l'Italia, ma avete sentito, tutto il mondo, alla ricerca sempre di innovazioni, intervistano personaggi che ne sanno molto. Moltissimo, sì. Per cui è assolutamente. Abbiamo un team poi di esperti, anzi salutiamo anche Gigi e Jacopo che ci accompagnano in questa assolutamente avventura. Avete anche una grande regia famosa qui. Sì, assolutamente. Gold. Ringraziamo quindi anche Foschini. Allora io vi ringrazio. Fabiano Foschini. Il grandissimo Foschini. Siete una squadra fortissima, imbattibile. Allora non posso far altro che dar l'appuntamento e la linea a voi tra pochissimo. Grazie. Subito dopo la pubblicità. E poi ripetiamo che le nuovissime puntate andranno in onda tutte le domeniche. Sì, le domeniche, la domenica alle 18, siamo 18. In replica il lunedì alle 18.30 e siamo anche su YouTube. Su YouTube, ecco, per cui non e siamo su Facebook. Benissimo. Vabbè. Allora grazie, ciao. Grazie infinite Gabriele. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Grazie a voi. Allora, grazie per averci seguito. Ciao. Se avete idee, curiosità, domande, fatele ovviamente a voi tramite a loro tramite YouTube, la nostra pagina Facebook e YouTube Tech and the City. Tech and the City è facilissimo, oppure se non riuscite a trovare, ma mi sembra molto strano, potete scrivere anche direttamente a Sette Sera con programmi at settegol.tv. Comunque ci troverete dappertutto. Adesso la linea va a voi, Maria e Gabriele. Pubblicità e poi subito dopo.
dopo Tech and the City. Buona serata a tutti.